Spiegarci cosa sono? Ehi, rastrello! Salve, cari. Cos'è tutta questa roba? Soprattutto esplosivo. È proprio un piccolo tesoro. È quello che credo. Attenzione! La dinamite è instabile, imprevedibile e pericolosa, proprio come una donna. Niente acrobazie mentre ha quella roba in tasca. Se non riesci a riparare una cosa con del nastro adesivo, vuol dire che ne stai usando troppo poco. Il classico accendino davvero duro. L'ho presi. Avevo bisogno di tutto l'aiuto possibile. Non è un'enorme gomma da masticare, eh? Esatto, George. Tritolo. Ma non deve preoccuparsi, è assolutamente sicuro. A meno che non tiri la corda del timer. In quel caso, prima ci avvisi. Rastrello, che diavolo è? Ha un'aria pericolosa. Attenzione. Potrebbe essere qualsiasi cosa. Nitroglicerina, plastico o... il pranzo di qualcuno. Sì, credo proprio che sia una salsiccia. Immagino una prelibatezza locale. Cos'è? Miccia. Ne taglia un pezzo, lo infila in qualcosa che fa bang, l'accende e fila via di corsa. Sembra semplice. Lo è, a meno che non si commetta un errore. Così non andava. Strappai un pezzo di miccia e lo infilai nel candelotto di dinamite. Era una mossa audace, ma mi rendeva parecchio nervoso. Non c'era alcuna speranza. George, vieni qui. Che stai facendo? L'esplosivo lo tengo io, George. Ma... No, niente ma. George. Sapevo che era una salsiccia e lo sapeva anche Rastrello, ma bastava un pezzo di miccia e voilà, dinamite. Accenderla, dovevo scoprire come usarla. Non funziona. Non sarei mai riuscito a lanciare la salsiccia con... Accenderla, dovevo scoprire come usarla. Non si combinavano. Non c'era alcun... Non poteva...
non è qualcosa che voglio infilare nello zaino. Ehi, rastrello! Quindi ha trasformato il salsicciotto in candelotto, eh? Eh? Capita? Salsicciotto, candelotto... Veramente no. Non ero certo di riuscire. Non aveva Non c'era la minima possibilità. Beh, all'inizio è... Ehi, Nico, guarda qui! Che diavolo sarebbe? Una salsiccia! E quella roba che spunta? Una miccia! Fidati di me, ho un piano! Hai visto troppi cartoni animati con il coyote e la dinamite? Nico, dammi una mano. Tu sei più brava di me con questi animali. Non vorrai far del male a Donna, vero? Fidati di me. Sto elaborando un astuto piano in 6 fasi, approvato da tutte le maggiori associazioni per la protezione degli animali. Tienila ferma per un secondo. Perché hai attaccato una salsiccia al collo di Donna? È la fase 1, ora stai a guardare le altre. Se per te è lo stesso, le guardo da qui. Legai un falso candelotto di dinamite al collo della capra. La fase 1 del mio piano era completa. A quel punto dovevo solo pianificare le fasi dalla 2 alla 6. Non volevo fare da bersaglio senza un buon motivo. Non ero tipo da farmi prendere a calci 2 volte. Così avrebbe dovuto funzionare. L'ostilità era... C'era già una miccia nella salsiccia. La capra ingoiò rapidamente un altro fico. Trevor avrebbe potuto dare qualche lezione di buone maniere alla capra, ma non potevo rischiare che finisse divorata. La capra... Hai notato nulla di rilevante sulle guardie? Solo che sembrano molto nervosi.
La capra aveva una salsiccia intorno al collo. Dalla salsiccia spuntava una miccia che scintillava furiosamente. Non è qualcosa. Se ne avessi tirato un altro, gli uomini di là. Non ero certo di... Ehi, rastrello! Come possiamo superare le guardie? Confiscandomi... Sono un po' perplesso. In quel luogo si stava facendo la storia. Un uomo offriva un biscotto al volto di pietra più antico del mondo. Era qua. Non sarebbe. Non poteva funzionare.